Il rapporto simbiotico tra Franco Accursio Culino e Ferdinandea è iniziato più di 40 anni fa. L'artista e l'isola sono diventati una sola entità e attorno al fenomeno vulcanico si è sprigionata l'espressività di Culino, un'espressività poi finita sotto la lente di ingrandimento di critici d'arte internazionali come un gruppo di giornalisti dell'Herald Tribune, inaugurata ieri allo Spasimo Ferdinandea, il seguito della mostra Domus che si è svolta nell'ambito della versione autunnale della Via dei Tesori, che per questo fine settimana ha organizzato le visite nei luoghi già noti, con in più le grotte del caricatore, il Museo del Corallo. L'isola a un certo punto è stata oggetto e soggetto dai potenti. Incominciarono a mettere le loro bandiere su quest'isola, che è un vulcano. A un certo punto l'isola, come morale, si rifiuta questo possesso E forzato. scende giù. Scende giù con tutte le loro bandiere, con tutte le loro bandiere e si riprende il suo mare. Ecco, questa è una cosa che dimostra che la realtà supera la fantasia. Assolutamente. L'isola si ribella a questa diaspora per il Sì, possesso. assolutamente. Ed è stato questo una delle cose che mi ha, ecco, perché prima Artista, queste parlavo. cose poi sono pane, no? E certo, parlavo di motore, è un motore di sensibilità e di accoglienza, perché tu non sai che in questo periodo ho fatto delle ricerche con i pescatori, noi marinari, con i pescatori di sciacca e chiedevo alle persone anziane di quest'isola, perché io non ho mai dipinto uno scoglio, ho dipinto un'entità pensante. E questi mi dicevano, sì, qua nonno, zio, cose così molto vaghe, non si ricordavano nulla. A un certo punto un anziano, molto anziano, alla domanda mi può dire qualcosa dell'isola, se lei se lo ricorda, lo sai che cosa mi ha detto questo? Io le posso dire, a modo suo naturalmente, da pescatore autentico, le posso dire, dice, che mio nonno andava con le barche di Sanciolo e quando passavano vicino all'isola Ferdinandea, cosiddetto Bummolo, do Bummolo, loro si fermavano, calavano le reti e con le scialuppe andavano sull'isola. Cioè, se sull'isola che cosa devono fare che è un vulcano? Sull'isola andavano a arrostire le sarde. E questo è stato un punto davvero eccezionale. La Ferdinandea ci racconta la storia di un'isola che si sottrae all'ansia di potere, alla smania di potere dell'uomo e delle potenze di allora che corrono per conquistarla. Siamo nel 1831, 4 mesi in cui sta per scoppiare la guerra ed è come se lei guardasse il mondo e decidesse che la natura Grande saggezza. è preferibile. Quindi in realtà raccontiamo una storia che ha un'attualità, vorrei dire una storia eterna, una storia sempre attuale. E poi la raccontiamo attraverso l'arte di Franco Accursio Culino, che non è un pittore di sciacca, è un pittore nato a sciacca, ma è un pittore di tutti, è un pittore, un artista straordinario, davvero universale. L'artista porta avanti questo discorso facendola diventare un'isola pensante, un luogo di approdo per tutti coloro che un posto non ce l'hanno, quindi gli ultimi. Si parla di clandestinità urbana, si parla di immigrati, di clandestini, di Profughi. profughi. Soprattutto l'artista vede in quest'isola, quindi in questo vulcano che erutta delle idee, delle sensazioni. Ferdinandè sciacca e sciacca in questo momento simboleggia la pace e la libertà, perché Ferdinandea simboleggia la pace e la libertà, quindi una mostra in un momento particolare che diventa un messaggio per la nostra città, ma non solo. E stasera nell'atrio superiore del comune si potrà assistere all'Isola nella letteratura, un reading curato e interpretato dall'attore Franco Bruno, basato su letture e fascinazione da pagine ispirate alla storia dell'isola con testi di Marcello Barbaro e con brani di Luigi Pirandello, Andrea Camilleri e Filippo d'Arpa. Inoltre l'attore reciterà anche alcune poesie composte dall'artista Franco Accursio Culino e dedicate alla Ferdinandea.